Immagina di avere tra le mani uno strano congegno che può ricordare un televisore vecchio tipo. Lo accendi e giri una manopola lentamente per sintonizzarti su un canale. Tranne che non ti sintonizzi su un canale, ma sul tempo. Vai indietro, sempre più indietro, fino ad arrivare al 15 marzo del 44 avanti Cristo. Lo schermo da nebuloso diventa più chiaro. Intravedi in bianco e nero un uomo robusto in toga romana sporgersi dai rostri su una folla vociante e tumultuosa. Chiede silenzio. Infine odi la sua voce che grida: «Romani, amici, concives, audientia mihi facite, hic sum ad Caesarem sepeliendum, non ad ipsum laudandum». Stupito, ti rendi conto di ascoltare dal vivo l'elogio funebre di Cesare da parte di Marco Antonio. Muovi la manopola, questa volta in avanti, e arrivi al 18 giugno 1815. Cogli forte il rumore di una battaglia, colpi di moschetto, rumore di cannonate, clangore di spade. L'invisibile telecamera panoramica sugli uomini in arme e giunge su una collina dove un generale a cavallo, circondato dai suoi uomini, osserva corrucciato le fasi della battaglia. Lo riconosci subito. È Napoleone a Waterloo. Sempre più sbalordito, ti chiedi che cos'hai tra le mani. È un cronovisore, uno strumento straordinario per recuperare dall'etere suoni e immagini di eventi passati. Fantascienza? Secondo padre Pellegrino Ernetti, monaco benedettino, e don Luigi Borello, prete piemontese, professore di fisica, che per opposte ragioni se ne assumono la paternità, sembrerebbe di no. L'interrogativo intrigante, in ogni caso, è: sarebbe possibile rivivere gli eventi passati senza doversi spostare fisicamente nel tempo, recuperando in qualche modo le informazioni ad essi relativi? Lasciamo la risposta a un fisico d'avanguardia, Luigi Maximilian Caligiuri, e al suo splendido articolo sul numero 66 del trimestrale Scienza e Conoscenza, edito dalla Macro. Secondo padre Ernetti, scrive Caligiuri, l'energia luminosa e sonora sviluppata da un evento, così come anche dall'attività mentale, una volta generata non viene perduta, ma immagazzinata in una sorta di campo non meglio identificato, una specie di sfera astrale che avvolgerebbe la Terra, funzionando come un supporto di memorizzazione dell'energia prodotta da tutti gli eventi. Insomma, in parole povere, una specie di nastro magnetico sul quale ogni evento è fedelmente registrato. Molto più articolata e scientificamente accettabile, secondo Caligiuri, è l'ipotesi alla base del cronovisore di Don Luigi Borello e del suo attrezzatissimo laboratorio di fisica. Secondo quanto scritto dallo stesso Borello, la realizzazione del suo cronovisore sarebbe basata sulla cosiddetta teoria dello spazio neutrinico. Il presupposto fondamentale di questa teoria è una nuova visione dello spazio fisico, secondo cui il vuoto non esiste e l'universo è un plenum continuum, costituito da due fluidi caratterizzati da carica elettrica opposta, che manifestano pertanto, rispettivamente, una forma di energia positiva e negativa. Senza voler andare a fondo di questa teoria, basti sapere che tale polarizzazione non solo è molto più intensa rispetto al caso della materia, ma determina la formazione dei cosiddetti magnetrini, caratterizzata da cariche elettriche opposte ai suoi estremi. Secondo Borello, sarebbe proprio la formazione di magnetrini a costituire la base fisica della memoria, essendo questi in grado di riprodurre la sequenza temporale degli eventi che l'hanno determinata, rappresentando di fatto il principio fisico sul quale troverebbe fondamento l'invenzione del cronovisore. È possibile un congegno del genere? Caligiuri nel suo articolo spiega che il cronovisore, sia per Ernetti sia per Borello, baserebbe il suo funzionamento sulla dinamica dello spazio, ovvero del vuoto fisico, uno dei concetti fondamentali ma assai complessi della fisica. La considerazione di uno spazio completamente vuoto ha sempre messo in grande difficoltà i fisici.
L'horror vacui che ne derivava ha spinto i pensatori e gli scienziati a immaginare lo spazio riempito da una sostanza chiamata etere, dotata di proprietà speciali, in grado di trasmettere le interazioni e consentire la propagazione della luce. Tuttavia oggi non si parla più di etere, ma piuttosto di campi quantizzati, le cui eccitazioni costituiscono le particelle materiali che possiamo osservare, ma in fondo quest'ultimo è soltanto un modo diverso di chiamare l'etere. In ogni caso, se dobbiamo considerare il vuoto, prosegue Caligiuri, come un'entità dinamica, avente probabilmente una sua struttura, allora dobbiamo ammettere la possibilità che esso sia in grado, in qualche modo, di ricevere e probabilmente di memorizzare l'informazione associata ai fenomeni fisici che avvengono nell'universo. Ovviamente, essendo l'informazione cui si fa riferimento di natura non causale e non locale, in quanto accessibile in maniera istantanea e indipendente dalla distanza, non si può, nel tentativo di costruire una possibile teoria in grado di spiegare quanto potrebbe accadere nella cronovisione, non fare riferimento alla meccanica quantistica che incorpora nel suo schema concettuale i concetti di correlazione e di non località. Di certo, finora nessuna teoria proposta dalla scienza ufficiale è stata in grado di prevedere o spiegare la presunta capacità di memorizzazione della materia. Tuttavia, se facciamo invece riferimento ai risultati della fisica di frontiera, la possibilità che la materia possa in qualche modo memorizzare le informazioni relative agli eventi passati appare tutt'altro che remota, come ad esempio nel caso di una delle teorie più affascinanti e innovative degli ultimi decenni, ovvero quella della coerenza elettrodinamica quantistica della materia condensata, elaborata dai fisici Giuliano Preparata ed Emilio Del Giudice a partire dalla metà degli anni 90 del secolo scorso. Questa infatti è stata in grado di spiegare, se applicata all'acqua, la sua capacità nello stato detto coerente di memorizzare all'interno di domini quantistici macroscopici, denominati appunto domini di coerenza, informazioni relative agli stimoli ricevuti dall'ambiente circostante. In conclusione, non sappiamo se questo cronovisore sia mai stato realizzato e utilizzato, ma senza dubbio i risultati della scienza di frontiera, conclude Caligiuri nel suo articolo, offrono una solida base teorica dalla quale partire non solo per la formulazione di una nuova fisica che sia in grado un giorno di unificare l'universo della materia con quello dei processi psichici, ma anche, forse, di porre le basi per la realizzazione di uno strumento, il cronovisore, certamente destinato a cambiare radicalmente non solo i comportamenti, ma anche la coscienza dell'uomo. Thank you.